Mister, era difficile chiaramente alla vigilia partendo dallo 0-2, ancora più difficile senza tirare mai in porta, no? Bisogna sapere perché non abbiamo mai tirato in porta. Oggi nel primo tempo, a mio avviso, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, sfruttando molto meglio sia le palle inattive, i calci d'angolo, le punizioni che abbiamo avuto sia dagli esterni che dal limite dell'area, e cercando di andare al tiro devi fare a 25 metri, 30 metri, perché spazi per andare al tiro non ho visti io. Quindi dobbiamo girare dalle spalle, dalle fasce, come abbiamo fatto, girarli piano piano, però abbiamo avuto la difficoltà negli ultimi 25-30 metri nelle palle inattive, l'uno contro uno, inventarsi qualcosa, cioè in quello ci sono stati dei limiti sicuramente. Quanto è inciso anche la mancanza di un attaccante, diciamo, di peso, un chili, è chiaro, in una partita del genere è fondamentale, poi mettendone anche i due, poi non ci scordiamo che 50 minuti, 8 di recupero, magari potevano essere molti di più, ma purtroppo più di quelli io non ho mai visti dare, quindi ha dato già il massimo di quello che di solito si dà, però abbiamo giocato veramente poco, insomma, quindi abbiamo avuto queste difficoltà, e giocare poi per 50 minuti con un uomo in meno e quindi avere meno persone dentro l'area di rigore, si fa fatica a vincere le partite, questo è chiaro. Ecco, l'avete avuto nel contempo quella collezione di angoli, no? Poi quella punizione appunto di Carrefour, ecco, quello è stato un po' il momento in cui forse poteva sbloccarlo. Loro però ripartivano, Davide ha fatto una grande parata nel primo tempo. Quale? Su Riano, dopo 8 minuti. Sì, una grande parata, no, non ho visto la panchina, mi sembrava una parata normale che la doveva fare, perché se entrava la palla lì era una papera, si dice, no? Quindi no, una parata l'ha fatta, hanno preso lo specchio una volta sola in una ripartenza, una. Ne potevamo prendere 6-7 di infilate oggi, secondo me, perché quando stai sempre all'attacco per 100 minuti c'è il rischio che prendi delle infilate, non l'abbiamo fatto. Quindi rispetto a una condizione atletica che oggi c'era, perché abbiamo corso molto di più, abbiamo avuto dei limiti, ma dei limiti anche di caratteristiche per sbloccare la partita. Poi c'è stata l'espulsione di Dierna all'inizio del secondo tempo, ecco che cosa è successo, abbiamo visto così sono venuti a contatto con uno della panchina, poi c'era anche Esposito. Non lo so, queste cose veramente non le so, non l'ho viste, vedo tantissime altre cose, mi preoccupo di altro e non so cosa è successo, poi ne riparleremo magari a freddo e non così a caldo e capiremo bene quello che è successo. L'unica cosa da fare è che se c'è confusione non si abbocca, questo è chiaro. Ora voglio solo capire se lui non ha fatto assolutamente niente, non ha detto assolutamente niente, o se lui ha fatto qualcosa. Ecco, le scelte iniziali, ecco come sei arrivato a questa formazione. Idromina in quella posizione è sembrato un po' faticato. Invece no, i primi 20 minuti. Poi perché ha capito male quello che gli avevo chiesto io, poi ha cominciato a venire dentro il campo, ha giocato benissimo l'ultimo quarto d'ora nonostante l'infortunio al naso, ha fatto bene quello che doveva fare, molto bene, è stata una delle sorprese liete. Oggi, rispetto per trasparenza, rispetto a quello che penso, io mi aspettavo di andare in gol nel primo tempo giocando in quel modo lì, e poi dopo il gol te ne manca solo uno, loro hanno un atteggiamento un po' diverso, vanno in fatica, invece acquistano nei minuti più certezze, e secondo me potrebbe essere una partita diversa. Purtroppo, ripeto, è mancato un guizzo o una palla inattiva giusta. E qua diventa una stagione con l'Arezzo, avrà probabilmente questa finestra di playoff comunque, vista la situazione del Cozzano, no? Dell'altra serie finalista, quindi partirà probabilmente dagli ottavi in campionato. L'obiettivo a questo punto diventa quello di l'unica cosa, migliorare la posizione classica. Ma adesso no, adesso siamo stati eliminati da una... Io avevo detto già, mi sembra domenica, avevo parlato di una grande... Non bastava una grande prestazione, no? Serviva veramente andare sopra le righe. Non ci siamo riusciti proprio perché serviva anche qualcosa di proprio. Però oggi, a differenza di quello che potevo aspettarci, insomma, se vi ricordate... purtroppo eravamo 2-0 per loro. Era fatica, si faceva fatica a rimontarli, tutto qua.